L'uomo assist della partita con l'Alessandria, con la sua bella giocata in occasione del pareggio della Pistoiese firmato Solerio, Matteo Stoppa non può che essere contento del suo debutto in arancione. Il giovane attaccante classe 2000 è arrivato alla corte di mister Frustalupi in prestito dalla Sampdoria, cresciuto nelle fila del Novara per poi passare nel 2019 alla Juventus Under 23. Sinceramente non ci ho pensato tanto a venire qua, appena ho saputo l'interessamento ho detto subito sì, perché è una gran piazza, una gran società. E appunto quest'anno è un anno importante per la società, perché appunto arriva il centenario e niente, dai, speriamo di toglierci di grandi soddisfazioni, e sarà un'annata molto importante sicuramente. Le prime impressioni che hai avuto sulla squadra, sui compagni, sul mister e dopo anche la prima partita? Beh, sinceramente sono arrivato qua martedì e devo dire che le prime impressioni sono più che positive. La squadra è forte, abbiamo degli under molto competenti seppur giovani, e degli over appunto che hanno esperienza e ci aiutano molto. Il mister non c'è bisogno di descriverlo molto, perché si sa chi è, ci parla tanto, ci sprona e vuole sempre il massimo da noi, come giusto che sia, e niente, dai, quindi non vediamo l'ora di continuare il campionato e di portare punti a casa. Uno dei giovani arancioni, che aspettative hai su questo campionato per te? Ma sicuramente sarà importantissimo sia per me che appunto per la società. A livello individuale spero di togliermi grandi soddisfazioni. Mi piace fare gol ovviamente, ma anche gli assist non sono male. Niente, dai, si va avanti. Ecco, come ti descriveresti? Che caratteristiche hai? Ma a me piace, sono un giocatore brevilino che usa il dribbling come punta di forza, e mi piace anche giocare duettare con la prima punta. E devo migliorare ovviamente sotto gli aspetti senza palla, ma quello sono giovane, c'è tutto il tempo davanti. Una Pistoiese che è partita bene, perché un pareggio in casa con Alessandria, una delle favorite del girone, è un buon punto. Assolutamente, è un punto fondamentale che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Si è visto appunto che al secondo tempo abbiamo rischiato anche di vincerla, quindi bene così e continuiamo su questa strada.